Ciao a tutti e bentornati sul canale Il Ciclista Anonimo. Siamo su Tour de France 2022 ed iniziamo l'avventura con il Pro Leader. Prima di iniziare un po' di premesse, innanzitutto voglio ringraziarvi per il seguito che ha avuto la serie con la Jumbo Visma. Il canale ha raggiunto un numero di oltre 800 iscritti, mi pare, quindi un bel numero per un canale che comunque parla di ciclismo, porta videogiochi sul ciclismo, quindi un canale di nicchia, non è un canale che parla di calcio, porta gameplay su FIFA, quindi avere questi numeri è un bel risultato. Vi ringrazio per aver seguito la serie e per l'affetto che state dimostrando per questo canale. Per quanto riguarda le idee che avete lanciato, avete scritto nei commenti, mi è piaciuta molto l'idea di fare una Vuelta con la modalità My Tour con Nibali, una sorta di tributo per lo squalo, dato che la Vuelta sarà il suo ultimo grande giro, e dunque questo lo faremo ovviamente ad agosto, quando ci sarà la Vuelta, giocheremo una Vuelta appunto con Nibali. Un'altra idea che vedo che molti hanno scritto è quella di rifare nuovamente un Tour de France, ovviamente a difficoltà leggenda, e avete proposto un sacco di corridori. Ora, ho un sacco di corridori con cui farlo questo Tour a leggenda. Ora, io vorrei giocare per vincere, e quindi, visto il livello che hanno Roglic e Pogacar, secondo me l'unico corridore che ha difficoltà leggenda può in qualche modo batterli, vedendo la valutazione, è Egan Bernal, che è una bella valutazione. Non è a livello di Pogacar o di Roglic, ma è abbastanza vicino. E quindi fare un Tour a difficoltà leggenda questa volta con la Ineos Grenadiers, con Bernal capitano e Carapaz come vice. Quindi questa è un'altra cosa che faremo più avanti. Quindi queste due idee prese nei commenti, ovvero fare un Tour a leggenda e la Vuelta con Nibali, le proporremo più avanti sul canale. Iniziamo il Pro Leader. Eccoci, non dovrebbe essere cambiato un granché. Prima di iniziare aggiungo un'altra cosa, più della metà di coloro che guardano i miei video non sono iscritti al canale, vi rinnovo l'invito a farlo in modo da aiutare il canale a crescere e in futuro quindi portare ancora più contenuti e soprattutto di maggiore qualità, e magari in futuro potremmo anche portare Pro Cycling Manager, che è sempre un gioco di ciclismo, sempre prodotto da Cyanide, Nacon, cioè dagli stessi sviluppatori di questo gioco, ma molto più manageriale, molto più, come dire, realistico, non come immagini ma dal punto di vista simulativo. Quindi in futuro magari potremmo portare anche Pro Cycling Manager. Giocheremo a difficoltà leggenda, database di base, numero di giocatori solo, e questa forse è una novità, cioè si può, per sbloccare la modalità multigiocatore collega un secondo controller, addirittura forse si può fare la modalità Pro Leader in cooperativa, anche se forse il ciclista resterà sempre uno, quindi non cambia un granché. Cadute le mettiamo anche con infortuni, preparazioni ovviamente le mettiamo attivate, viene simulato un allenamento specifico. Infortuni, allora tutti i ciclisti del gruppo possono cadere o soffrire di una malattia, beh sì, infortuni in gara, si verificheranno cadute e malattie di tanto in tanto, beh io le metterei sempre per rendere il tutto realistico, ovviamente rari. Effetti delle cadute, no, cadute con ritiri ci si può far male. Malattie mettiamo brevi, non vogliamo malattie che comunque facciano ritirare o distruggono il ciclista. Certo, abbiamo visto con Vingegaard che comunque con queste impostazioni gli è costato un Tour de France, non dico il Tour perché poi l'avrebbe vinto Roglic o Pogacar, ma sicuramente gli è costato il podio la malattia che si è beccato nella nostra serie con la Jumbo Visma. Dunque, difficoltà leggenda, database di base, cadute sì con infortuni, preparazioni attivate, infortuni in gara rari, quindi anche malattie brevi. Iniziamo. Ora si seleziona una maglia per la squadra, e qui vorrei ricordarvi una cosa: in vecchi Tour de France, forse fino anche al 2017, c'era lo sponsor e si sceglieva uno sponsor che dava degli obiettivi, tipo ad esempio vincere la maglia bianca,
vincere un tot di tappe, vincere la classifica scalatori in quella corsa o in quell'altra corsa. E si è raggiunti questi obiettivi, venivano dati dei fondi, dei soldi extra per le stagioni successive, e lo sponsor si poteva cambiare di stagione in stagione, e cambiare lo sponsor andava a cambiare anche la maglia. Era una opzione, una, come posso definirla, una modalità che era comunque interessante, dava un qualcosa di più alla carriera, e sinceramente faccio fatica a capire il motivo per cui l'hanno tolta. Adesso si seleziona una maglia e sarà quella per tutte le stagioni, e invece era interessante quella modalità, anche perché gli sponsor, al di là dei soldi aggiuntivi e degli obiettivi che dovevi raggiungere, c'erano sponsor che pagavano una cifra magari modesta, però proponevano degli obiettivi facilmente raggiungibili, o comunque non impossibili, abbordabili. Poi c'erano gli sponsor che ti davano parecchi soldi, però per darti dei soldi aggiuntivi, premi extra, gli obiettivi richiesti per ottenere quei fondi extra, erano piuttosto difficili, piuttosto tosti. Ad esempio, magari gli sponsor migliori ti chiedevano una top 3 al Tour de France, di vincere almeno un giro del Delfinato. Insomma, era una modalità, un qualcosa che dava un di più alla modalità carriera, e spero che gli sviluppatori del gioco magari stiano guardando questo video, così da in futuro non si tratta di introdurla, ma di andare a riaggiungere un qualcosa che già c'era in passato. Magari se rispolvero un vecchio gioco ve la mostro, se vi rispolvero Tour de France 2017 vi mostro come funziona. Ora, selezioniamo una divisa, a me piace questa qui, vediamo se la trovo, sì, questa qua blu, ok. Nome squadra, allora nome squadra la chiamiamo il ciclista anonimo, la squadra. Nazionalità, mettiamo italiana, ok, continua. Ora, caratteristiche del ciclista, qui c'è scritto nome e cognome, però c'è un problema derivante dalla traduzione francese, perché qua vedete c'è scritto cognome, ma c'è scritto sulla destra scegli il nome del tuo ciclista. Questo è dovuto a una, credo, errata traduzione che si portano avanti da secoli, cioè da quando esiste questo gioco, da quando hanno inventato la modalità Pro Leader, quindi forse dal 2018-19. L'errata traduzione di nom e prenom. Nom, che in francese è il cognome, qui l'hanno tradotto nome, e infatti poi sulla destra c'è scritto scegli il cognome del tuo ciclista. Per fortuna c'è questa indicazione. Cognome, mettiamo. Avevo scelto un nome abbastanza simpatico. Innanzitutto vi dico che la nazionalità del ciclista sarà britannica, cioè non inglese, ma per quanto riguarda il ciclismo, così come gli sport olimpici, c'è la Gran Bretagna. L'Irlanda non fa parte della Gran Bretagna. Adesso la troviamo, dobbiamo andare alla G, credo. Ah no, forse addirittura ho Regno Unito, qui R, quindi la R. Sì, Regno Unito, quindi parliamo di gallesi, inglesi, nord irlandesi e forse credo anche scozzesi. Vediamo se c'è la... no, la Scozia non c'è, quindi anche scozzesi, un po' come alle Olimpiadi che gareggiano tutti insieme, non come nel calcio. Quindi sarà un ciclista inglese. Allora, il nome sarà James. Il nome del ciclista sarà James. Classico nome inglese / americano. Mentre il cognome sarà Zach Wills, che tradotto letteralmente sarebbe succhia ruote, quindi James succhia ruote. Proprio che è il ciclista più odiato da chiunque va in bicicletta, cioè quel ciclista che sta attaccato alle ruote senza parlare, senza dire niente, che non dà mai un cambio. Quindi il nostro ciclista inglese sarà uno dei ciclisti più odiati del gruppo, James Zach Wills. Andiamo a dare un aspetto al ciclista, vabbè, ma non conta niente perché tanto sul podio
Cioè, anche se gli mettiamo adesso i capelli lunghi, non credo che sul podio si vedranno questi capelli lunghi. Noi glieli mettiamo, chissà. Dunque, Regno Unito, carnagione, voglio mettere una carnagione scura, la più scura che c'è. Così almeno il ciclista si distingue un po' nel gruppo rispetto, cioè ha una caratteristica distintiva. Sono pochi ciclisti di colore, quindi si nota subito. Rispetto agli altri c'è Ghirmai di altri livelli, ma sono pochi i ciclisti di colore, i ciclisti di origine potremmo dire africana, ma sono sicuro che in futuro, viste anche le loro caratteristiche atletiche, la loro forza in sport come la corsa e in sport di atletica, in futuro, vedendo cosa sta combinando Ghirmai, avremo sempre più ciclisti africani o comunque ciclisti afroamericani magari che andranno molto forte, di questo ne sono assolutamente sicuro, è solo questione di tempo. Età mettiamo, bah, 20 anni, l'età giusta per passare al professionismo. Altezza lo voglio fare piccolino, 160 cm, quindi su pianoruote bassino, 160 cm, 50 kg. La frequenza della pedalata veloce, quindi agile, e caratteristiche ve l'ho fatto votare con un sondaggio, montagna. C'è stato una sorta di plebiscito, lo scalatore ha vinto con ampio margine, forse vicino al 70%, quindi non c'è da discutere. Se delle quattro opzioni nessuna avesse raggiunto il 50% per fare il democratico, avrei poi fatto un ballottaggio con le due più votate, in modo da evitare che una maggioranza comunque relativa imponesse, come dire, la sua volontà. Dato che lo scalatore aveva più del 60%, ragazzi, quindi maggioranza assoluta, schiacciante, non si discute, non c'è bisogno di alcun ballottaggio. Scalatore, con caratteristiche orribili, ovviamente in pianura, ma cercheremo di migliorare. Ecco il nostro Jack Sack Wills, no, Jax, James, scusate, James Sack Wills, direttamente dal Regno Unito, James Succhiaruote, tradotto letteralmente. Qua ci vengono dati gli obiettivi di carriera, ma sono gli obiettivi forse del primo anno. Attacca e compie una fuga in testa alla corsa per almeno 10 km. Accumula 25 km in fuga solitaria. Arriva per primo in vetta a un valico di montagna di categoria 3 o 4. Finisce una tappa pianeggiante. Allora, qual è il difetto del Pro Leader? Che è sostanzialmente la stessa identica cosa del Pro Team, solo che abbiamo un corridore nella nostra squadra e nella prima stagione non ci fa scegliere la squadra, dalle stagioni successive sì, ma nella prima stagione ce la sceglie in automatico. Vediamo che squadre ci hanno dato. Ovviamente c'è il nostro Sack Wills, c'è Bourgadeau, che è un corridore che mi pare che questo corridore ha vinto una tappa al Delfinato, un giovane francese, sì, con una fuga, deve essere lui. Poi Bevin, che è un buon corridore, Sinkeldam, che è un passistone barra velocista che tira le volate a De Mar. Poi Cochelaer e Sheffield, che è un giovane promettente della Ineos. Ora, come nel Pro Team, andiamo a impostare i picchi di forma per i corridori. Il nostro Sack Wills sarà in forma alla prima corsa, che dovrebbe essere la 3 giorni della Provenza, e sarà in forma all'Open Tour. Siamo invitati solo a 3 corse, Tour della Provenza, Breeders' Cup e Open Tour. Per fare in modo di essere invitati nelle stagioni successive in altre corse dobbiamo far punti, dobbiamo fare risultati. Ad esempio, se ci si piazza, che so, nei primi 22, poi ti invitano a un'altra corsa. Se ti piazzi nelle prime 20 squadre, ti invitano anche alla Parigi-Nizza. Se ti piazzi nelle prime 18, ti invitano a tutte le corse e diventi una squadra World Tour. E anche in base ai punti che fai e al piazzamento nella classifica Pro Cycling a squadre, ricevi i soldi, soldi che ovviamente, budget che ovviamente ti serve per costruire una squadra e comprare ciclisti sempre più forti. Ora, Sheffield lo mettiamo in forma alla. Non abbiamo però uno scalatore, cioè l'unico scalatore è il nostro Sack Wills che è scarsissimo. Beh, per fortuna ci sono solo 2 tappe di montagna che andremo a fare. Allora, Bevin lo mettiamo in forma collinare 75, montagna 69 se la cavicchia. Va, lo metterei in forma
invece bevi per Breizh Cup e Open Tour, vediamo. Sì, mentre faticherà al Tour della Provence. Bourgado, montagna 67, cavoli, Boven è il migliore che c'è in montagna. Cioè, forse è l'unico che può far classifica. Sì, allora Boven lo mettiamo in forma alla Tour della Provence, ci serve assolutamente in forma al Tour della Provence. Vediamo se riusciamo a tenerlo in forma per Tour della Provence e Breizh Cup. Sì, Bourgado in forma invece per Breizh Cup, una bella accelerazione Bourgado, così come Bevin. Lo mettiamo in forma per la Breizh Cup, Bevin o Boven, non so come si chiama. No, forse quello è della Israel, Boven. Questo si chiama Patrick Bevin perché mi sa che è quello neozelandese. Bourgado in forma per Breizh Cup e Open Tour, mentre Sinkeldam, vedendo che ci sono due tappe da volata alla Tour della Provence ed è l'unico nostro velocista o mezzo velocista, lo mettiamo in forma per Tour della Provence e Open Tour, perché anche all'Open Tour ci sono delle tappe da velocisti, mentre alla Breizh Cup ci sono tutte tappe collinari. Andiamo un attimo indietro. No, ma dovrebbe essere così, quindi confermiamo la situazione. Zach Wills in forma per Tour della Provence Open Tour. Sheffield, non so perché è uscita questa schifezza. No, abbiamo messo in forma per però collinare lo mettiamo in forma anche per la Breizh Cup. Sheffield, sì sì, Breizh Cup e Open Tour, direi di sì. Ok, Kokeler deve tirare le volate forse, quindi lo mettiamo in forma per oddio, collinare anche buono. Sì, Open Tour, Breizh Cup, perfetto. Per la prima corsa Tour della Provence abbiamo in forma Sinkeldam, Bevin e Zach Wills. Proveremo a fare le volate con Sinkeldam, a fare la classifica con Bevin ed andare in fuga con Zach Wills. Confermiamo, è importante ragazzi mettere bene i picchi di forma. Inizia il Giro della Provenza, in questo episodio lo giochiamo così velocemente in maniera disinteressata ragazzi. Hi guys, welcome to the briefing for this first stage. Prima tappa, 178 km, proviamo ad andare in fuga con Zach Wills, giusto per farci vedere, fare un po' di esperienza. Ragazzi, io non voglio concentrarmi troppo sugli altri corridori perché altrimenti quello è il pro team, magari il pro team lo facciamo un'altra serie col pro team. Vorrei concentrarmi più che altro su cosa fa Zach Wills e poi magari vi faccio vedere giusto il risultato per vedere cosa ho fatto con la classifica con Bevin. Cioè, ma il succo del pro leader alla fine è il ciclista che abbiamo creato, che abbiamo inventato, cioè se no altrimenti è un pro team. Quindi vi faccio vedere giusto qualcosa, se riusciamo ad andare in fuga con Zach Wills. E nel finale vi dico se Bevin cosa ha fatto, cosa non ha fatto, tutto qui. Poi magari il pro team, se volete anche la serie sul pro team, ragazzi, io sono a disposizione, ve la porto. Ecco il nostro Zach Wills con la divisa che mi piace. Purtroppo siamo un po' dietro, io volevo andare in fuga. Piccolino Zach Wills, bassino, mi piace come scalatore puro. E abbiamo messo tantissimi capelli, ma ovviamente sono tutti uguali i ciclisti di faccia, quindi non emergono. Cioè, all'icona che gli abbiamo messo era un capellone, avrebbero dovuto uscire fuori dal casco. Parte Zach Wills, che si fa vedere in fuga, tradotto letteralmente succhia ruote, ma questo nome in realtà non indica le caratteristiche del corridore, che si getta con coraggio in avanti col vento in faccia, prova ad andare in fuga
Zach Wills prova quindi a mettersi in mostra, questo scalatore, questo ragazzo direttamente dal Regno Unito, dalla United Kingdom, ragazzo inglese, gallese, scozzese, nordirlandese. Scrivetelo voi nei commenti qual è la sua nazionalità, se è inglese, poi magari lo dite voi nei commenti. Fuga che va via 55 secondi, io non andrei a tutta, vediamo se si aggrega qualcuno. Noi andando al 70% stiamo guadagnando, addirittura adesso possiamo metterci in posizione aerodinamica. Sta arrivando da dietro Campenaerts a farci compagnia. Beh, se noi facciamo 10 km in fuga da soli forse raggiungiamo un obiettivo, vediamo. Anche se Campenaerts credo che adesso verrà in qualche modo a prenderci. Anche Taco van der Horn in fuga. Campenaerts ancora fa fatica ad arrivare, strano. Adesso dovrebbe farcela Victor Campenaerts. Ecco, attacca e compie una fuga in testa alla corsa per almeno 10 km. Abbiamo già completato subito un primo obiettivo. Bravissimo Zach Wills. Adesso deve fare quello per cui il suo nome, quello che riporta il suo nome, ovvero succhiare le ruote. Eccolo, la prima volta di Zach Wills, che si attacca alla ruota posteriore di Campenaerts. Ma andiamo avanti. Collaboriamo ovviamente con gli avversari, scherzi a parte. Dobbiamo collaborare. Ci chiede il cambio Campenaerts, glielo diamo. Ci avviciniamo alla seconda categoria. È arrivato da dietro anche Taco van der Horn, fuga che ha preso 2 minuti e 34. Se ci sono più di 5 o 6 riders in front, i sprinters will get their teammates to ride. Ci si avvicina allo scollinamento. Siccome la salita è dura e io sono uno scalatore, proverei a imporre un pochino il ritmo, dato che siamo in grandissima condizione e siamo in super condizione con Zach Wills, mentre magari essendo inizio di stagione Campenaerts e Van der Horn, che fanno parte di una squadra World Tour che andrà a correre corse molto più importanti a differenza della nostra misera squadra, andrà a correre corse molto più importanti, tutte le corse del World Tour, magari sia Campenaerts che Van der Horn in questa fase della stagione non sono proprio al top della condizione e quindi su una salitella potrebbero pagare magari dal nostro Zach Wills, che è in super condizione, chissà. Quindi facciamogli fare un po' di forcing e vediamo la reazione dei due, Van der Horn e Campenaerts, anche se purtroppo non sembrano, devo essere sincero, soffrire particolarmente l'andatura. Però si alzano sui pedali, mentre Zach Wills non è a tutta, procede da seduto qui nel tratto duro. Vedete Van der Horn Van der Horn è molto più in piedi di Campenaerts. Mancano 700 metri, vuole partire Campenaerts. Noi lo chiudiamo un pochino e lanciamo adesso la volata tutta con Zach Wills, perché magari Campenaerts e Van der Horn sono piantati. Colpo di reni, no, per poco andiamo vicini a fare l'impresa, cioè a vincere un seconda categoria, sarebbe stato troppo bello. Ma forse non abbiamo sprintato neanche a tutta, che non abbiamo visto bene la barra rossa. Abbiamo perso una grande occasione per completare un altro bello obiettivo, ma purtroppo è andata così. Abbiamo comunque preso tre punticini, che non sono affatto male. Adesso in posizione aerodinamica in discesa. Intanto fuga che ha preso 5 minuti di vantaggio, quindi non si scherza. Oh, mamma mia, ci siamo distratti e ci stavamo ammazzando nella discesa. Comunque, bravissimo Zach Wills. Ci vediamo sull'altra seconda categoria.
ci stiamo avvicinando all'intermedio, parte adesso la volata, ma ovviamente Van der Horn e Kampener se ne hanno molto 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 di più del nostro Zach Wills, che però è in condizione Zach Wills, e prova a rimontare Zach Wills, colpo di rene, niente da fare, 15 punti. Ragazzi, quando un ciclista è in condizione, anche se come caratteristiche è molto più debole degli altri, se gli altri non sono in condizione può giocarsela. Ci avviciniamo all'altra seconda categoria che io voglio vincere. Qui c'è il pezzo duro della salita. Io qui voglio forzare un attimo sul pezzo duro, ragazzi. Voglio forzare qui sul pezzo duro per mettere un po' in difficoltà Van der Horn e Kampenerz. Vedete, li faccio alzare sui pedali. Forziamo sul pezzo duro con James Zach Wills, questo corridore che già all'esordio si sta facendo vedere alla grande, con due corridori esperti come Kampenerz e Taco Van der Horn. Zach Wills si sta mettendo in mostra. Allora, vediamo, sì, sta finendo il tratto duro della salita. Si finisce, quindi caliamo un attimo il ritmo, prendiamo un pochettino di gel blu, ok, gel rosso adesso, ricarichiamo un pochino anche la situazione col gel rosso, un altro po' di gel blu, di nuovo gel rosso, collaboriamo con gli avversari, vediamo come reagiscono, perché sta per iniziare un altro tratto duro e riforziamo con Zach Wills, rinforziamo nei tratti duri, sempre per mettere in crisi Kampenerz e Van der Horn, forzando appunto sui tratti duri della salita, ma in realtà qua non è proprio così tanto duro, quindi in realtà non stiamo facendo tutta questa differenza, purtroppo. Andiamo leggermente avanti. Siamo a 2 km dallo scollinamento, proverei un attimino a forzare l'andatura. E c'è un tratto duro un pochettino nel finale. Io vorrei chiudere un pochino Kampenerz, che parte decisamente lungo Kampenerz. Mancano adesso 400 metri, dobbiamo dare tutto con James Zach Wills, purtroppo però gli altri sono più veloci e ci beffano, e peccato. Comunque 6 minuti di vantaggio, mica male, 6 minuti di vantaggio. Collaboriamo e vediamo come si evolve la tappa. Intanto accumula 50 km in fuga da solo in gruppo, altro obiettivo raggiunto. Siamo vicini al secondo sprint intermedio con il gruppo che oramai ci è venuto a prendere. Ci giochiamo questo sprint intermedio e poi ci rialziamo, perché non abbiamo neanche energie, quindi ci preserviamo magari per provare ad andare in fuga nella tappa successiva con il nostro Zach Wills. Eccoci allo sprint intermedio, non ne abbiamo più in realtà. Parte adesso la volata tra Van der Horn, Kampenerz e Zach Wills, ma noi stiamo praticamente per piantarci. Si pianta anche Van der Horn, non si pianta Kampenerz secondi. Abbiamo comunque raccimolato punti sia per la classifica della maglia verde che per la classifica scalatori. Ci rialziamo perché noi non vogliamo finirci, vogliamo andare in fuga anche nella tappa successiva, e perciò preserviamo energie e finisce l'avventura di Zach Wills in questa tappa. Adesso controlliamo Bevin, ma non ve lo faccio vedere perché magari nel finale vi dico cosa ha fatto, però non è questo l'obiettivo del pro leader. L'obiettivo del pro leader è, cioè, lo scopo della serie sul pro leader è giocare con il nostro corridore, tutto qui. Vinciamo all'esordio con Bevin. Vi dico la verità, abbiamo vinto grazie alla... Bevin sì, era in condizione, ma abbiamo vinto grazie a una curva nel finale. Mi metto giusto poi il replay degli ultimi metri. C'era una curva che avvantaggia tantissimo chi gioca, perché
quelli lì davanti hanno rallentato, io ho fatto la curva come un pazzo, mi sono appoggiato su Colbrelli e ho guadagnato tantissimo. Senza quella curva non credo che Bevin avrebbe vinto, ho sfruttato un po' una falla del gioco. Comunque, bel esordio, classifica scalatori Zach Wills a 5 punti, classifica punti Zach Wills a 32, comunque è messo bene anche qui. Potremmo fare vincere queste classifiche con Zach Wills, combattività, punti, classifiche secondarie. Classifica generale, Bevin davanti. Adesso vi faccio vedere, ecco come si evolve la classifica Pro Cycling. C'è quella individuale con Bevin che è davanti a tutti. Il nostro Zach Wills non ha preso punti, mentre Kampenaerts sì, perché indossa la maglia della classifica scalatori. Mentre vedete pure Van der Horn non ha punti indossando le maglie, anche se poi non le porti a casa, ottieni dei punti. Classifica a squadre, Astana in testa perché evidentemente ha più piazzati, sì, Lutsenko e Battistella. Astana in testa, secondi la squadra del ciclista anonimo. Sono 9 squadre, cioè solo le 9 che per il momento hanno portato a casa punti. Direi che è un inizio di stagione positivo. Andiamo a vedere la prossima tappa, che è pianeggiante, e proveremo nuovamente ad andare in fuga con Zach Wills. La classifica scalatori non è alla nostra portata perché c'è un prima categoria e lì la vedo molto molto difficile. Noi andiamo in fuga lo stesso, giusto per accumulare chilometri in fuga, che comunque sono tra gli obiettivi che ci consentono di migliorare e comunque farci vedere, fare esperienze. Io direi che anche questa tappa potrebbe essere adatta a Bevin, perché sì, il finale è da volata ma leggermente all'insù. Sono indeciso se utilizzare Bevin o Sinkeldam, sono un po' indeciso tra i due, perché Sinkeldam è un pochino più veloce di Bevin. Però Bevin dal canto suo è in super condizione. Sinkeldam è leggermente più veloce, no, utilizziamo Bevin. Zach Wills è ancora in condizione, proviamo a mandarlo in fuga. Hello and welcome to all. The road followed by the riders today leaves little doubt about the scenario. Ah, stavolta è davanti Zach Wills, meno male. Sì, quindi non perdiamo tempo, speriamo di non perdere posizione prima della partenza. No, via! Nuovamente in fuga James Zach Wills. Maidomo si è fatto vedere nella prima tappa e prova a farsi vedere anche in questa. Andiamo al 70%, non c'è bisogno di andare a tutta. Arriva da dietro Pascher e Luke Durbridge e ci dobbiamo accodare. Strano che non ci provi Kampenaerts. E ci dà via libera allo sprint intermedio, o possiamo saltare in classifica. Collaboriamo assolutamente con questi corridori. Sentiamo. E quando mancano ancora, parecchio allo sprint intermedio, è purtroppo fuga che non porta da nessuna parte, credo. E non riusciremo a giocarci lo sprint intermedio con Zach Wills, credo, purtroppo, perché stanno arrivando a doppia velocità da dietro. Poteva essere una fuga importante, purtroppo. Vediamo se riusciamo almeno ad accodarci a Florian Vermeersch. Non vorrei che Vermeersch si è messo a tirare solo per distruggere il nostro tentativo di fuga, cioè, perché se è così è un peccato, perché vuol dire che Kampenaerts se l'è difesa la sua. Intanto questi 13 che sono evasi dal gruppo non devono assolutamente collaborare, perché forse possiamo almeno prendere i 15 punti del terzo posto, e sarebbe una gran cosa. No, purtroppo da dietro stanno arrivando a doppia velocità, e per il nostro Zach Wills c'è poco, anzi direi pochissimo da fare. Io proverei ad accelerare. No, niente, ci vengono dietro e ragazzi, Zach Wills è ancora troppo debole, troppo debole.
parte adesso una specie di volata. Sta qui, se si pianta. Abbiamo vinto anche la seconda tappa con Bevin, stiamo sfruttando la sua super condizione e la bassa condizione di molti corridori come Lutsenko. Vedete, Sagan non è in condizione, Colbrelli non è in condizione, sono corridori di squadre World Tour che ovviamente punteranno ad altre corse più importanti di queste corse di inizio stagione, mentre il nostro Bevin è già in condizione. Inoltre stiamo sfruttando anche il fatto che questi due arrivi, queste due tappe, sono state sì di pianura, quindi facili, ma con arrivi su salitelle, leggere salite, quindi adatte ad un corridore come Bevin, che è abbastanza esplosivo, che se la cava bene sulle salitelle. Il nostro Zach Wills è andato in grandissima difficoltà perché ha sprecato energie. Per fortuna abbiamo messo Cochler con lui, è stato con lui, perché se fosse rimasto da solo Zach Wills sarebbe finito fuori tempo massimo, quindi ci siamo salvati grazie a Cochler. Vine si è ritirato, presumo sia caduto, abbiamo messo i ritiri. Classifica generale che vede Bevin davanti a Colbrelli con 8 secondi di vantaggio. Non so se riusciremo a vincere la generale in montagna, a meno che Bevin non mantenga questa super condizione. Zach Wills è ultimo in classifica generale, siamo stati generosi, l'abbiamo mandato in fuga e adesso non so se potremmo mandarlo in fuga nella terza tappa, perché se lo mandiamo in fuga resta senza energie e poi salta, finisce fuori tempo massimo, e non concludere la corsa sarebbe un peccato perché non raccimoliamo, mi sa, gli obiettivi. Se non si conclude la corsa, gli obiettivi raggiunti non vengono considerati e quindi il nostro Zach Wills non migliora. Questa è la classifica Pro Cycling individuale che vede Bevin in testa. Vabbè, le prime due corse di stagione l'ha vinta lui. E siamo anche in testa alla classifica a squadre, non so per quanto. 13 squadre hanno fatto per il momento punti. Andiamo a giocarci la terza tappa che arriva in salita e proveremo a tenere duro con Bevin, mentre con Zach Wills non facciamo niente. Stiamo nel gruppo cercando di non finire fuori tempo massimo e di concludere questa prima corsa, dove comunque ci siamo fatti un pochino vedere. Terminata la tappa con Bevin, abbiamo provato a difenderci di passo su questa salita che era parecchio dura. Il Mont Ventoux, solo che da un altro versante, quindi la prima parte era pedalabile, però gli ultimi 5 km erano quelli e lì siamo andati in difficoltà, ma era inevitabile. Con il nostro Zach Wills stiamo lottando per il tempo massimo perché è ancora scarsissimo, ha pagato gli sforzi, i due tentativi di fuga nelle prime due tappe, sta pagando gli sforzi. Abbiamo 23 minuti di ritardo, siamo insieme a Cochler e Sinkeldam che stanno facendo da balia al nostro Zach Wills e vediamo di provare a riuscire a restare nel tempo massimo. Abbiamo 23 minuti, il tempo massimo che forse è oltre i 30, forse possiamo farcela. Vi faccio vedere giusto le caratteristiche del nostro Zach Wills per farvi capire quanto è debole. Vedete, è scalatore, però di montagna un 64, quindi scalatore fino a un certo punto. Pianura 55, volata 57, ma soprattutto resistenza solo 63, recupero D, quindi è normale che faccia fatica. Una valutazione generale di solo 63.9. Ma andiamo avanti e speriamo con questo passo di tenere e soprattutto di arrivare nel tempo massimo. Abbiamo adesso 24 minuti di ritardo, stiamo andando avanti abbastanza velocemente. Siamo crollati per stare al passo di un Lotto Soudal che è davanti a noi, quindi richiamiamo Cochler e Sinkeldam che devono restare in protezione di Zach Wills. Anzi, adesso se ne sono andati, devono aspettarlo, altrimenti da solo siamo sostanzialmente fregati. Diamogli l'ordine di aspettarci, ordine che però non trovo. Stranamente non trovo l'ordine di aspettare il nostro corridore. Strano, devo dire parecchio strano. Ah no, perché ancora siamo attaccati. Adesso che ci hanno lasciato ci sarà l'ordine di aspetta Zach Wills, anche Sinkeldam. Mamma mia che fatica, stiamo lottando in pratica con il tempo massimo. Vabbè, Sinkeldam è andato via, lasciamo Cochler a fianco a noi.
ragazzi, una fatica immane con Cochlear che non deve tirare ma deve solo starci davanti. Speriamo di riuscire a tenere questo passo. 25 minuti di ritardo, le Croc ne ha 35, mancano solo 4 km, forse possiamo farcela, forse possiamo farcela a restare nel tempo massimo. Magari possiamo andare anche un pochino di più al 50% senza per forza stare alle ruote di Chess Ball che non ce la fa ad andare avanti. 3 km, stiamo rischiando tantissimo di finire fuori tempo massimo. Ecco, lasciamo, stacchiamo Chess Ball che è piantato. Intanto è successa una cosa strana, la maglia gialla a 9 minuti, cioè l'avevamo... No ragazzi, è un bug incredibile. L'avevamo lasciata al traguardo e si è piantato. Cioè, perché a 9 minuti di ritardo? Secondo me c'è stato un bug nel gioco. Vi giuro, Bevin l'abbiamo lasciato sul traguardo per prendere Zach Wills proprio poco prima che tagliasse il traguardo, e adesso gli risultano 11 minuti di ritardo e non ce lo fa selezionare. Questo è un bug del gioco, credo. Vedete, lì insieme a Burgadò. Poi vediamo nel finale cosa succede. Gli dà questo ritardo infinito a Bevin. Concentriamoci comunque sul nostro corridore. Vediamo se riusciamo almeno a farcela. 29 minuti, si stacca. E deve rallentare Cochlear, deve rallentare. Manca però solo 1 km, forse ce la facciamo. Intanto le Croc fuori tempo massimo a 38 minuti. Cerchiamo di capire quant'è il tempo massimo dei corridori dietro di noi, perché le Croc è già fuori tempo massimo. Se Rock con 34 è dentro ed è a 1,5 km, mentre noi siamo a 400 metri, quindi noi ce la facciamo con Zach Wills. Concludiamo la corsa, e questo è importantissimo, perché se non concludi la corsa poi non vengono assegnati i punti degli obiettivi completati durante il resto della corsa. Se non la si completa, se ci si ritira o si finisce fuori tempo massimo, il corridore non migliorerà. Ah no, vabbè, poi ci hanno assegnato il tempo esatto. Bevin 14 a 4,41, classifica generale che ovviamente è compromessa. Zach Wills riesce a restare nel tempo massimo. 4 finiscono fuori, ovvero le Croc, Serrò, Lasse e Marezco fuori tempo massimo. Ce l'abbiamo fatta per... mica tanto, per 4-5 minuti siamo rimasti dentro il tempo massimo. Bevin nella generale 14esimo, però vince la classifica scalatori e vince anche la classifica a punti. Classifica della combattività vinta da Zach Wills, attenzione, non ci avevo fatto caso, quindi vinciamo una prima classifica con il nostro corridore, cioè quella dei chilometri fatti in fuga, ne abbiamo fatti 177, quindi non è iniziata male la nostra carriera, abbiamo completato la gara, non siamo finiti fuori tempo massimo, c'era una corsa durissima. E visto quanto era scarso, quanto è scarso il nostro corridore, questo è già qualcosa, ma abbiamo addirittura vinto una classifica, e in totale abbiamo vinto 3 classifiche con la nostra squadra. Classifica individuale che vede Bevin davanti a tutti, con Zach Wills che ha fatto 10 punti vincendo la classifica della combattività, quindi anche i primi 10 punti nella classifica Pro Cycling. Classifica squadre, siamo in testa, ma ovviamente adesso le squadre World Tour faranno altre corse e ci sorpasseranno alla grande. 19 squadre sono riuscite a segnare, a fare dei punti. Io direi che l'inizio di stagione è più che positivo. Andiamo a vedere quanto è migliorato il nostro corridore. Devo dire parecchio, dal 63.9 passa una valutazione generale di 65.1, migliora di 2 in pianura, perché abbiamo finito 2 tappe pianeggianti, migliora di 2 in volata, migliora di 2 in accelerazione, non migliora per quanto riguarda il collinare, migliora di 1 in montagna perché abbiamo finito una tappa di montagna, quindi 65, migliora addirittura di 3 in discesa, cronometro niente, prologo più 1, vigore più 2, questo è importante. Resistenza più 4, e questo è importante, vabbè niente, recupero più 2 e passiamo da D a C, quindi anche questo un miglioramento importante. Ora, come vedete,
ci sono un sacco di corse dove non siamo invitati: Parigi-Nizza, Primavera Classica, ovvero la Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Roubaix, Liegi. Alla Brits Cup il nostro Zach Wills non è in condizioni, quindi c'è poco, ci sarà davvero pochissimo da fare, e quindi direi che termina questo video, termina questo primo episodio del Pro Leader. Vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se trovate interessanti questi video e volete sostenere la serie, e ci vediamo nei prossimi video per continuare il Pro Leader con il nostro James Zach Wills, James Succhiaruote. Ciao a tutti!